Buon pomeriggio dalla redazione di Live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. C'è la cronaca in primo piano, l'infortunio sul lavoro avvenuto ieri a Liveco di Via Volturno a Brescia. Un operaio di 21 anni rimasto gravemente ferito, schiacciato da un mezzo pesante e quest'oggi i sindacati interni allo stabilimento di Liveco hanno indetto 2 ore di sciopero per sensibilizzare, per stare vicino al collega rimasto ferito che è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato ricoverato in gravissime condizioni un operaio di 21 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro questa mattina nello stabilimento Iveco di Via Volturno a Brescia. L'incidente, la cui dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli, è avvenuto attorno alle 11. Secondo quanto riferisce il Corriere, sembra che il giovane sia stato schiacciato da un camion sotto il quale stava lavorando. Un altro collega, non essendosi accorto della sua presenza, avrebbe spostato il mezzo pesante, travolgendolo e causandogli un serissimo trauma toracico. Immediata la chiamata ai soccorsi che sono arrivati nell'azienda con ambulanza e automedica. L'operaio è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale civile. Presenti per le indagini anche i carabinieri di Brescia e i tecnici dell'ATS, come previsto nel caso di infortuni in ambito lavorativo. La questione politica ora che riguarda la vicenda della guerra in Israele e in Medio Oriente, abbiamo detto ieri del duro botta e risposta politico che si è sviluppato in seno alla loggia fra maggioranza e opposizione. Ieri sera su Palazzo della Loggia, come annunciato dal sindaco di Brescia Laura Castelletti, è stata issata la bandiera della pace. Ecco le immagini proprio di ieri sera con le ultime operazioni di fissaggio del vessillo, bandiera della pace dalla volontà della loggia è un simbolo comune contro la guerra in Medio Oriente, una scelta aspramente criticata dal centrodestra in un botta e risposta, dicevamo, dai toni più che mai duri. L'ultima battuta è stata proprio una replica della minoranza in serata alle parole del sindaco Castelletti. Non accettiamo le critiche del sindaco di Brescia, non accettiamo di essere accusati di strumentalizzare i morti, hanno scritto in una nota i consiglieri di opposizione, non lo accettiamo da chi ha deciso di scendere in piazza per l'Ucraina invasa, di illuminare la loggia per gli attentati di Parigi o Barcellona, ma rifiuta qualsiasi momento di vicinanza al popolo di Israele. Lista Castelletti, PD e Sinistra, concludono dal centrodestra, sono accecati dalla visione ideologica contro Israele, sono pacifisti a guerre alterne. Quindi staremo a vedere se questa vicenda politica proseguirà oppure no. Proseguiamo invece noi con il telegiornale, lo facciamo parlando di una realtà storica della formazione del nostro territorio, non solo della città. Stiamo parlando dell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia del gruppo FOPA che ieri ha annunciato un cambio di direzione. Sentiremo le parole del nuovo direttore, ma anche un nuovo cambio di passo anche in quella che è tutta la struttura organizzativa. La nomina della nuova direzione e vice direzione è l'esito apicale di una più complessiva operazione di prima di riflessione e poi di rimodulazione integrale della struttura organizzativa, con due finalità principali. La prima, quella di valorizzare più adeguatamente le potenzialità che questa struttura possiede. La seconda, quella di incrementare con le competenze e le sensibilità del nuovo direttore e del nuovo vice direttore le capacità progettuali di cui l'Accademia è da sempre testimonianza. Qual è l'obiettivo? Gli obiettivi sono più di uno. Allora, l'obiettivo fondamentale per noi è quello di mettere a fuoco, di realizzare un ambiente in cui gli studenti possano davvero vivere un percorso di formazione sentito, vissuto, partecipato. Credo che per gli studenti di oggi sia indispensabile avere istituzioni formative di questo tipo, insomma, capaci davvero di incidere sulla loro capacità di comprendere, di capire un mondo che sta diventando giorno dopo giorno sempre più complesso e difficile da capire e da comprendere. In questi mesi allo spazio di comunità Mix di Via Milano in città ci sono diversi laboratori, sono stati organizzati per i bambini e per i ragazzi con un occhio particolare all'inclusività. Si va ad esempio dalle arti marziali, come può essere il karate o il kung fu, ma si arriva anche ai laboratori più artistici, come ad esempio la ceramica. I laboratori sono stati pensati appunto in coordinazione con i servizi sociali della zona ovest, quindi scritti a quattro mani, e sono laboratori inclusivi.
sottolineiamo sempre questa parola, che solitamente è un termine che rimane abbastanza astratto e spesso viene utilizzato in maniera abbastanza impropria. Noi siamo particolarmente fieri proprio di questa parola, proprio perché all'interno di questi laboratori i bambini sono bambini. I bambini con difficoltà verranno supportati da adulti titolati a farlo, quindi con la presenza di professionalità del settore laboratoriale, quindi arti marziali piuttosto che manualità, affiancati da educatori professionisti, permetteranno a, ripeto, bambini di essere assolutamente inclusi all'interno di questi laboratori, a prescindere da quelle che possano essere delle difficoltà. Proprio perché l'inclusione sta nel fatto che all'interno di questi laboratori vengono inclusi bambini neurotipici, ma anche e soprattutto sono pensati affinché si crei un ambiente inclusivo anche per bambini soprattutto con deficit dello sviluppo cognitivo, quindi autismo, ADHD, ritardi mentali e quant'altro. Età? Età, noi abbiamo posto come range d'età 5-12 per creare dei gruppi abbastanza omogenei. Ovviamente un po' il pensiero di Balconi Azzurri, così come dei servizi sociali, è quello di dire no a nessuno fondamentalmente, quindi siamo assolutamente aperti a deroghe e facciamo anche finta, non chiederemo i documenti, ecco, questo è un po' il nostro concetto. Tutti i dettagli e tutte le coordinate come sempre li trovate sul nostro quotidiano online. Proseguiamo con il giornale. Il prossimo 18 di ottobre, in occasione della giornata mondiale della menopausa, l'ospedale civile di Brescia, la SST Spedali Civili di Brescia, offrirà una giornata di visite ginecologiche gratuite e le prenotazioni saranno possibili domani. Dopo l'Open Day cardiologico al civile di Brescia tornano le visite gratuite e questa volta sono dedicate alla menopausa. In occasione della giornata mondiale della menopausa, infatti, che si celebra il 18 ottobre, la SST cittadina ha deciso di aderire all'iniziativa di Fondazione Onda offrendo visite gratuite ginecologiche alle signore dai 48 ai 58 anni. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi a breve termine, ma anche di prevenire e ridurre le complicanze a medio e lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l'osteoporosi e le demenze. Le visite si svolgeranno mercoledì 18 ottobre dalle 8:20 negli ambulatori esterni del civile, piano 1, ambulatorio 12. Bisogna prenotare chiamando lo 030 39 95 910 dalle 14 alle 16 di venerdì 13 ottobre. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto il progetto che permette letteralmente di dare vita a una trentina di murales della nostra città. Oggi anche cerchiamo di capire insieme agli amici di True Quality come sia stato possibile eseguire questo processo davvero tecnologico di arte digitale. Ma è sicuramente un 2.0, è stata un'esperienza strana, nuova anche per noi, molto curiosa ed è stato molto interessante riuscire a parlare con gli artisti, con buona parte degli artisti che avevano poi fatto interventi murali per il Link Urban Art Festival qui a Brescia con noi, però riviverli in una chiave nuova, per cui metterli anche in contatto con questi giovanissimi animatori da tutta Italia, insomma sì, è una seconda chiave di lettura per una trentina di opere. C'è un'applicazione che si chiama Bipart, su cui è presente una mappa che consente di navigare in tutte le opere, orientarsi, arrivare davanti alle opere e inquadrarle con questa funzionalità di realtà aumentata. Alternativamente dal sito di Maua, di True Quality, di Bipart e i canali ufficiali della mostra, del comune, dell'accademia, è possibile scaricare le mappe della città in modo tale da averle stampabili e portarsele dietro manualmente e utilizzare l'app soltanto per la fruizione artistica multimediale. Ultima pagina, il meteo. Pare che ormai quest'estate, davvero fuori stagione, abbia le ore contate. Dal fine settimana potrebbe arrivare, possiamo dire, finalmente l'autunno. Tutti i dettagli con 3B. Partiamo dal satellite, possiamo notare questo anticiclone monster praticamente su mezza Europa, ancora Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Balcani e Grecia, con ampia apertura del cielo e soprattutto temperature ben oltre la media stagionale. Flusso atlantico sulle isole britanniche, Normandia, Paesi Bassi, Danimarca, con piogge e clima ventoso. Andiamo a vedere quello che succederà nei prossimi giorni. Ancora due giornate fino a venerdì di alta pressione monster, a parte la Maccaia, classiche nubi basse sulla Liguria e informazioni anche sul Friuli Venezia Giulia. Altrove c'è di segno poco nuvoloso con temperature
fino a 28-29 gradi al centro-sud. Nel corso del weekend si abbasserà questo flusso oceanico dalla Normandia, dalle isole britanniche, inizierà a interessare le regioni settentrionali con più variabilità e arriverà qualche pioggia, specie domenica, sul nord-est, Levante Ligure, ma anche Romagna. Attesa per il centro-sud sempre con clima mite. Prossima settimana che dovrebbe vedere l'alta pressione migrare un po' più verso nord e quindi spazio a correnti più fresche dal nord Europa, anche correnti umide che arriveranno dalla Spagna. Insomma, l'Italia potrebbe ritrovare durante la prossima settimana occasionali piogge non solo al nord ma anche su parti del centro-sud, soprattutto proprio le regioni centrali, con le temperature che sono attese in abbassamento. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. In apertura di pagina sportiva vi porto sul nostro quotidiano online www.lebrescia.tv per scoprire insieme un po' come è andata la partita di ieri della N Brescia, impegno infrasettimanale di campionato e purtroppo, come possiamo leggere dal titolo, un momento nero per la N che non si arresta. Infatti è arrivata una sonora sconfitta anche a Siracusa contro l'Ortigia, la seconda sconfitta di fila in campionato e la terza se si conta invece anche la Champions, settimana davvero durissima per i Leoni. Un momento nero in casa N Brescia, un momento che i tifosi non sono forse avvezzi a vivere, vista l'abitudine al successo della squadra guidata da coach Sandro Bovo. Ortigia però è arrivata una sconfitta pesante per 7-3, che qualche preoccupazione indubbiamente la mette. Il primo quarto è terminato sul punteggio di 1-1 con l'iniziale rete di Renzuto per Brescia, seguita dalla risposta di Cassia. È dal secondo quarto in poi che i siciliani prendono sopravvento sui Leoni, concludendo prima il tempino a porta inviolata e poi il terzo quarto su un punteggio di 2-1. Negli ultimi 8 minuti di match sale in cattedra ancora una volta Cassia, che di fatto mattatore di serata, per ben due volte insacca Tesanovic. Alesiani termina il digiuno da parte dei suoi, segnando dopo ben 11 minuti di gioco dalla precedente rete di Barzarini all'inizio del terzo quarto. Non che una partenza difficile fosse del tutto inattesa, in realtà, vista la rivoluzione estiva, tanti nuovi innesti e tanti giovani che ovviamente necessitano di tempo per amalgamarsi e prendere confidenza con palcoscenici importanti. Bisogna capire quanto tempo servirà per trovare questa quadra, visto che gli impegni non mancano mai. Già sabato a Monpiano arriva Catania per il campionato e poi martedì si vola a Bucarest per affrontare la Steaua. Staremo a vedere se questo momento davvero difficile della pallanuoto di Brescia terminerà con queste partite. Invece il campionato dell'Atlantide Pallavolo Brescia inizierà proprio il prossimo fine settimana. Ieri giornata di feste e di presentazioni fra Palazzo Loggia e non soltanto, anche una festa serale in pizzeria. Abbiamo avuto la possibilità di scambiare diverse parole con i protagonisti di quella che sarà la nuova stagione. Allora iniziamo subito con il presidente dei Tucani Gianni Ieraci e il capitano Simone Tiberti. C'è molto entusiasmo, siamo tutti entusiasti, si sente un'energia proprio fenomenale. E questo penso che farà un gran bene ed è importante però che sia supportato anche dai tifosi, quindi mi auguro che vengano numerosi, che possano fare quel caos tremendo che accade sempre nei weekend in campo. Senta, quest'anno però mi sembra che sia dichiarato l'obiettivo a uno. A me piace parlare di obiettivi minimi, perché così sennò bisogna toccare varie cose che ci sono in giro, no? Gli obiettivi. Quindi l'importante sono sicuramente i playoff, fare una bella figura e poi prendere da lì la situazione. Carichi lo siamo sempre, può darsi che quest'anno si avverta un po' più di ambizione forse anche nell'area, nelle parole nostre, della società, perché siamo convinti che la squadra sia buona e possa ambire qualcosa di più in una salvezza, però il campionato è difficile, è sempre difficile, le concorrenti sono tante, quindi il campo poi dimostrerà chi siamo, per cui già da domenica vogliamo dare il massimo. Senti, tu è vero che hai detto che questo è il sestetto migliore da quando sei a Brescia? Uno dei migliori senz'altro, e non voglio togliere niente a nessuno, però forse come amalgama, come caratteristiche tecniche forse è quello che è stato meglio costruito. Però bisogna, come detto, fare i conti con l'avversario, per cui dobbiamo veramente metterci d'impegno e dare il massimo ogni domenica.
Il basket invece la sua stagione l'ha già iniziata e come? Allora sentiamo un po' un primissimo bilancio, anche perché le partite giocate sono state davvero poche. Quali sono gli obiettivi della stagione di Pallacanestro Brescia con l'assistant coach della Germania Matteo Contelli, ospite questa settimana nella prima puntata di Tiri Liberi, la nuova trasmissione sul basket di Elive? Sarebbe bello mettere un altro trofeo in bacheca, questo è chiaro, però no, gli obiettivi base per noi sono comunque riuscire a qualificarci per la Final Eight di Coppa Italia e poi per i playoff, in modo poi da poter avere la chiave d'accesso per disputare tra l'anno prossimo, la prossima stagione, la Coppa Europea. Però poi dobbiamo parlare di obiettivi a breve termine, quindi noi guardiamo di settimana in settimana, vorrei dire di allenamento in allenamento, per provare a migliorare il nostro gioco e a crescere il livello offensivo e difensivo che la squadra in questo momento ha. Infatti siamo molto contenti già dello step in avanti che abbiamo fatto rispetto alla partita di Pesaro. Dobbiamo riuscire ad avere questa continuità poi lungo tutto l'arco del campionato, cercando di aumentare e farci trovare pronti nei momenti chiave della stagione, che sono a febbraio e poi a maggio quando sarà i playoff, sperando di qualificarsi. La sconfitta grossa con Bologna è stata anche uno stimolo per provare a ripartire subito. Ovviamente c'è stato un piccolo anche effetto di decompressione con la partita con Pesaro, che non siamo riusciti a dare il meglio di noi, anche un po' con le scorie della Supercoppa, che è stato un appuntamento importante che abbiamo preparato con la massima dedizione e comunque abbiamo agguantato una finale che non era scontata e niente, già nella settimana scorsa pre-Treviso abbiamo fatto comunque un'ottima settimana di allenamenti, la partita ne è testimone, oggi siamo ripartiti con grande entusiasmo e con grande attenzione a tutti i particolari, ci aspetta una partita difficile con Napoli. Tutte ovviamente le risposte e dichiarazioni di Matteo Contelli, ma anche l'avete visto di Saputo Coach di Lumezzane, le trovate nella puntata integrale sulla nostra pagina Facebook, ma anche sul nostro canale YouTube. Intanto il telegiornale si ferma qui, ma le notizie non si fermano, anzi continuano ad aggiornarsi qui sul nostro quotidiano online www.livebrescia.tv, sul quale trovate anche lo streaming di Live 24 ore su 24 in questo piccolo box. Se tutte le notizie invece le volete ricevere in tempo reale sul vostro smartphone, non dovete far altro che iscrivervi ai nostri canali Telegram, Elive Brescia News ed Elive Brescia Sport. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi, l'appuntamento con l'informazione in TV è per questa sera alle 19. Ora a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione Elive Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.